con la collaborazione di Olio San Giuliano Alghero, Equimbar Oliena, un imposto zieri di Letizia De Monte, passeggiata a cavallo maneggio la cinta San Teodoro, la maglia ufficiale di Sportriver.biz. Holy came from Miami, I fairly hitchhiked her way across the U.S. Sabato 28 settembre si è disputata la seconda edizione del Palio di Tiredu, riservata in mezzo sangue con un montepremi di 5.000 euro, organizzato dall'Associazione Ippica e Tireddese, che ha curato nei dettagli il galoppatoio comunale, con un fondo da fare invidia a qualche ippodromo, il tutto perimetrato ad arte dagli steccati in PVC. Sette i cavalli iscritti, tutti agli ordini del mossiere Luigi Godani, che ha gestito perfettamente con mosse rapide, batterie e finale. Tutte le corse si sono svolte sulla distanza dei 1.500 metri. La prima batteria è stata vinta dal fondo arabo Oroc, il figlio di Bombolino, ha condotto da un capo all'altro, graduato da Antonio Mula. Dietro di lui hanno finito in controllo Talete Sardo e Sciamera, ma impensieriti da Zaira Nugoresa. In finale accedevano i primi tre città. La seconda batteria vedeva in pista Ulderigo, Violele Dac e Urbino Bonorvese. Partenza rapida, dove Ulderigo guadagnava la testa della corsa, sottratta al secondo giro da Violele Dac, che di fatto va a vincere la batteria. Ulderigo guadagnava la finale al secondo posto, a discapito di Urbino Bonorvese. Finale a 5, che con il calare del sole si è disputata sotto le luci dei riflettori. In pista scendevano Talete Sardo e Gavino Sanna, Oro che Antonio Mula, Samera e Walter Pusceddu, Violele Dac e Giovanni Soggia, Ulderigo con Matteo Pische. Come in batteria, Oro che è il più veloce ad allontanarsi dal canape, ma la prima curva subisce l'attacco interno di Sciamera e il volo esterno di Violele Dac, che forza per conquistare la leadership. Dietro in terza posizione stazionava Oro, mentre restavano attardati Talete Sardo e Ulderigo. Ma la galoppata di Violele Dac è fluida e progressiva, la figlia di Vido, che sa Rosalei, accumula vantaggio metro dopo metro, con Giovanni Soggia che non sfila mai la frusta per richiederla, e nell'ultimo tratto va in passerella. Talete Sardo, interpretato a sella da Gavino Sanna, emerge per la seconda piazza, davanti a Sciamera. Anche Ulderigo va moneta, conquistando il quarto posto. Prima affermazione in un palio per la femmina Violele Dac, che mostra una continua maturità, raggiungendo un altro step nel suo percorso di crescita, grazie anche al lavoro meticoloso del suo preparatore Carlo Mulano. Violette in questo 2019 ha raccolto in tre apparizioni, due secondi posti e una vittoria, e resta un interessante prospetto per il 2020. Sentiamo le voci dei protagonisti, Fantini, Giovanni Soggia, Gavino Sanna, Walter Pusceddu e Matteo Pische, il preparatore Carlo Mulano e il mossiere Luigi Godani. Giovanni Soggia, vincitore del secondo palio di Tiredu, bis per te. L'anno scorso sì, con Cantu Wallace, quest'anno con Violetta D'Attac. Raccontaci un po' la cosa. Una maestra, ha fatto quasi tutto lei, quando tiene l'andatura va da sola, dai. Siamo in ipodromo, l'abbiamo vista sempre andare davanti, le sue migliori corse le ha effettuate così. Sì. Hai scelto tu di forzare al... No, gli ordini di scuderia dovevo fare in modo di andarci avanti. Sei partito esterno, ti hai forzato un po' per guadagnare la testa, dopo hai graduato. Sì, poi graduato. Come fa in ipodromo lei nel suo particolare? Senti, nel terzo giro ho visto che hai fatto lo strappo, ma te l'ha fatto lei o l'hai richiesta tu? L'ho richiesta io, vedevo l'altro avvicinare. E poi in fondo? Va forte. Non ho mai alzato la frusta, andava tutto lì. Quindi una vittoria in mano. Sì, brava, dai. Senti, il prospetto per il futuro, perché l'abbiamo vista fare pochi pali, sicuramente quest'anno meglio rispetto all'anno scorso. Sì. Noi volevamo risparmiare, dai. Secondo te per l'anno prossimo? È una buona cavalla. Una buona cavalla. Una buona cavalla. Tu invece il tuo primo palio. Sì. Che primo... vinci. Piattamente ne hai ottenuto qualcuno. Sì, oggi. A Orani ci sarai? Penso di sì, dai. Quindi ci diamo appuntamento ad Orani. Comunque una bella soddisfazione. Sì, certo. Una pista amica questa. Pista amica, dai. I complimenti all'associazione Ippica, se ne merita. Complimentoni, come ogni anno, dai. Com'era il fondo, bello. Bello, un ippodromo come fondo. Poi quando si vince. Sì, ancora più bello. Grazie. Questa volta mi ha un po' fregato al cano, perché lui è un po' un cavallo un po' particolare al cano, lo devi gestire piano piano perché è particolare. E oggi mi ha fregato, diciamo che al cano mi ha fregato un po' lui. A volte capita anche queste cose, purtroppo le corse, i pali sono così. Nei due pali che hai vinto, ricordiamo, sei partito in testa, qua invece non ce l'hai fatta. No, qua non ce l'hai fatta perché era arrivato al secondo posto. Oggi è stato... mi si è buttato in piedi all'appa sul canapo, dai. Mentre che si è buttato in piedi ha dato il via e quegli altri due mi sono battuti davanti. È stato un po' più difficile recuperare.
Chiudendo il cerchio, a Orani ti vedremo? No, Orani no. Quindi per te questo è l'ultimo? Quest'anno è l'ultimo palio qui in Sardegna. L'oceano? Niente l'oceano. Quindi questo è l'ultimo palio in Sardegna. Ti faccio una domanda un po' più esterna, come hai trovato tutto quest'anno, questo 2019 per la Sardegna, per la stagione palistica? Io quei pali che ho fatto qui in Sardegna quest'anno mi sono trovato bene, bella organizzazione, belle piste, hanno fatto gli ultimi lavori le associazioni ippiche, il circuito Arvas sicuramente, complimenti alla Sardegna e ben venga che vada sempre così e anzi che continuano sempre anche a migliorare. La speranza è quello, il messaggio che si alza anche dai Tiredo è quello, loro sono al secondo anno. Abbiamo visto che hanno migliorato rispetto all'anno scorso, il fondo. Hanno un fondo bellissimo, bellissima terra, bellissima pista. Organizzata, steccato, i riflettori. Steccato anche con le luci, quindi potrebbe essere anche un palio che si potrebbe fare anche in notturna anche questo, un indomani. Però bellissima pista, bellissima organizzazione anche al comune di Tiriti. Gianvino, noi ti salutiamo, non mancherà occasione sicuramente di rivederci da qui a dicembre perlomeno per le regolari in Sardegna e ti auguriamo in bocca al lupo per il tuo progetto. Walter Pusceddu, tanta esperienza fuori dalla Sardegna ma non manca l'occasione per venire. Tra l'altro il Tiredo dove sei legato? Tiredo è il paese dove ho iniziato a correre in provincia con una cavallina che chiama Minoredda, che è ancora viva, c'ha 30 anni. Un po' di amici, poi l'anno scorso avevo l'occasione di venire e mi sono trovato bene, bella organizzazione, bella pista e perché no? La Sardegna comunque almeno a me mi manca sempre, poi sono lì su per lavoro, quando posso vedo. Senti, parliamo del palio, Sciamera, hai provato a forzare ad andare davanti, all'interno hai infilato Ulderigo, sì. Però poi ti ha sorvolato, diciamo, violatina. Sì, cioè, per me ha vinto di superiorità, è andata via subito davanti con facilità, precisa. E poi ha mantenuto sempre il passo, perché comunque oggi c'era Talette, c'erano cavalli buoni, ecco. Non è che invece lei ha vinto per me perché è veramente meglio degli altri. Secondo te è un bel prospetto a Violette per il futuro? È una bella cavalla, poi qua è una pista insomma impegnativa, comincia a essere una pista un po'. C'è una curva un po' più strettina, insomma un po' più da palio, la pista si è adattata bene, bella cavalla. Anche perché Sciamera e Talette sono più esperti sulla carta di lei. Sì, sì, poi vabbè io do anche qualche chilo in più a loro, non so, la mia non è una fenomena, è una gara precisa. Quelli per me vanno di più, sia Talette che Violette. Senti, invece le strutture, le galette. Bello, no, con steccati in plastica, tutta norma, oggi il fondo è bellissimo. Ci stiamo civilizzando. Sì, sì, no, no, ma io ci vengo volentieri. Ti ho detto, sono su per lavoro, ma io sono solo per la Sardegna. Ok Walter, ti auguriamo ormai un in bocca al lupo per il 2020. Grazie. Per ciò che sarà, tutti i tuoi appuntamenti. Noi ti seguiremo come sempre con Sport in Verbizio e grazie per averci concesso questa intervista. Grazie. Matteo Pische, anche tu vieni, ormai sei un trasfertista. Ulderigo trova la prima volta la moneta. No, aveva trovato anche alla Nusi, però. Scusa, è vero, sì, è vero. No, che era tra l'altro speaker sempre. Sì, bravo. Sta crescendo il callo, sta un po' imparando a correre qua. E niente, la pista oggi molto bella, il fondo bello, la pista un po' particolare, un po' più da palio questa. Con dei ottimi cavalli e una buonissima andatura, però io contento di lui, vedo un margine di crescita, ora vediamo se andare a Orani o puntare per l'anno prossimo direttamente, vediamo un po'. Matteo Pische invece che progetti ha per il 2020? Matteo Pische, sempre i soliti, si prepara, farà qualche paliotto e vediamo un po' quello che mette, insomma. Collaborazione sempre con Carlo Sanni? Collaborazione, siamo sempre con Carlo, c'è un ottimo rapporto, un bravo fantino, sappiamo tutti chi è, non c'è bisogno di dirlo io, insomma. Tra sardi ci si aiuta? Ci si aiuta sempre, dai, se non ti aiutiamo tra noi è un casino. Certo, no, certo. Capito. Matteo, in bocca al lupo anche a te, nel caso ci si vede a Orani. Orani. Perfetto. Se no, in bocca al lupo anche per il tuo avvenire. Grazie mille. E ovviamente per il lavoro e tutto. Grazie mille, Crepillu. Carlo Mulano, allenatore di Violette Ledac, un paglio l'ha beccato. Finalmente. Oggi abbiamo azzardato perché è una pista molto piccola e non sapevamo come poteva reagire, però si è adattata subito, diciamo. Bene, ha vinto proprio bene. Senti, questa cavalla ha dimostrato a 5 anni di essere tutt'altra cavalla, sì, è lontana apparente di quella dell'anno scorso, perlomeno per i pali. Sì, è maturata. L'anno scorso l'ho provata in due pali, ho visto che non si adattava, che non gli andava proprio e
l'ho lasciata tranquilla. Poi quest'anno l'abbiamo prima riprovata a sella per vedere se era un problema di sella a pelo, invece alla fine è proprio una questione di maturità. Il cavallo ha maturato quest'anno, è anche più rilassato rispetto agli anni scorsi e ci sta cominciando a dare soddisfazione anche in provincia, diciamo. Due secondi e un primo, due secondi dietro il grande Van Dark che abbiamo visto. Sì. Però lei si è dimostrato. La qualità. È un bel prospetto secondo te per il futuro. Per penso i pali, sì. La cavalla ha già dimostrato. Penso di sì, perché il fatto già che corra bene anche in pista piccola conta molto. Te l'aspettavi? Pensavo faticasse molto, perché la verità io ho visto il video della pista, mi sembrava molto ma molto più grande. Quando sono arrivato qua un pochino mi sono spaventato, tra virgolette. Questa è proprio piccola. Invece lei ha spaventato gli avversari. Sì, a quanto pare sì. Carlo, la rivedremo sicuramente nelle regolari. Nelle regolari, ormai la stagione è finita. Sì. Tre pali sicuramente la porteranno avanti per l'anno prossimo. Speriamo. Complimenti a te per questa cavalla che c'hai da Puledra. Sì, ricordiamo. Prima di domani, cioè l'ho presa io, l'ho domata io, l'ho cresciuta io, è una bella soddisfazione. Insomma, internazionale, vittoria in regolare. Sì, ha dato tante soddisfazioni. Ora, anche i pali, quindi non gli si può dire nulla. No, lì proprio no, averne altri così. Complimenti, Carlo. Grazie di nuovo. Gigi Godani, mossiere, la tua ultima apparizione del 2019, ti rendo. Ora cici questo palio, come l'hai visto? Un palio era molto bello l'anno scorso. E quest'anno anche meglio, peccato che purtroppo molta gente ha disertato questo palio, che è un peccato perché è una bellissima pista, una bellissima organizzazione, e dispiace che non abbiamo avuto gli effettivi più partenti. Senti Gigi, Fantino Regolari, ex Fantino dei Pali, ex Fantino Regolari, ora allenatore, in privato mi ha detto qua si vede l'uomo a cavallo. Si vede l'uomo e i cavalli se girano, i cavalli da paio si vedono in queste piste qua, le piste come il Tirreno, come Tula, nelle piste grandi si vede solo il cavallo più forte vince. Qui ci vuole il cavallo, ma soprattutto il cavallo che gira, il fantino sa stare a cavallo. È un'annata che era ora da tanto senza affrontarne così, come hai detto te ci vogliono i cavalli e ci vuole anche il lavoro quotidiano. Areste, Aquila, Arra Giulia ora, insomma. Sì. Non è da lamentare. Sono abbastanza soddisfatto, poi speriamo di andare anche meglio, basterebbe. Mossiere invece? Mossiere, oggi battendo. Mi sa che stiamo chiudendo. Sì, si chiude il cerchio, ma mi diverte con degli amici che sono degli amici. L'associazione. L'associazione di Tirreno, l'associazione di Tula. E mi diverte anche scherzare con i fantini. Che tra l'altro tu li conosci tutti. Ancora tanti complimenti Gigi. Speriamo di rivederci in altre sedi. Un'altra cosa, molto bravo oggi anche lo speaker, chi era? Non lo so, non lo conosciamo lo speaker. I take a walk on the wild side and the call girls go do 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 do. Take a walk on the wild side. Do 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 do. Se ti piace quello che faccio, contribuisci anche tu acquistando la maglia del blog su river.biz, il blog che tratta l'ippica sarda a 360 gradi.